Amici di Bob Gear, oggi sono riuscito a farmi aprire le porte della Xilema Engineering con Lino Ivan. Ciao ragazzi. Ciao. Noi siamo venuti a rompere le palle. Oggi vogliamo sapere tutto. Abbiamo marcato già la soglia di un laboratorio particolare dove Alberto sta lavorando a dei computer, immagini. Ci spiegate cosa succede in questo reparto per cominciare il giro? Questo reparto è la prima fase, questo reparto è la progettazione, la testa pensante dell'azienda. Da un'idea nasce un disegno, un progetto, la gente ci lavora, sviluppa un assieme e poi sviluppa un disegno che parte poi va in produzione. Che va in produzione, le parti che vedremo dopo. Esatto. Qua siamo alla prima fase e l'ultima fase, dove c'è la mente pensante, il disegno e il punto di arrivo, la macchina che controlla i pezzi. Ok, la certificazione della qualità. Come funziona? Sì. Questa è una macchina di misura. E ha una tolleranza molto bassa, si arriva fino al decimo di millesimo e praticamente si muove su tre assi. Vi faccio un esempio. Vi faccio un esempio come ciclo che vi fa vedere come funziona, come si muove la macchina. Qui che tipo di pezzi vengono costruiti? Praticamente questa macchina è usata sia per controllare i pezzi finiti che siano come da disegno, okay, sia ad esempio quando il cliente ci porta il pezzo e mi dice fatecelo uguale, noi scansioniamo il pezzo, lo portiamo dentro i nostri software CAD 3D, da lì poi volendo facciamo anche percorso utensile con il CAM, viene fatto il pezzo di produzione di qua e poi lo ricontrolliamo per vedere che sia tutto nella norma. Qui sono dischi, frizione, qualcosa. Volani. Esattamente. Perfetto, qui la tolleranza dicevi assolutamente bassissima. Sì, per bassissima. Cui... qui siamo su una sala a temperatura costante di 22 gradi. Ok. Una stanza climatizzata. Perfetto. Perciò. Alberto là sta vedendo degli altri pezzi in maniera tale che ci spiegate esattamente com'è. Sì. Qui ho aperto una valvola pop-off, un rendering virtuale, quindi attraverso il computer, oppure abbiamo aperto un disco con le campane che realizziamo noi. Qui troveremo anche ulteriori componenti che noi andiamo a realizzare, distanziali classici piuttosto che ancora appunto gruppi completi frizione, piuttosto che ancora dischi, ulteriori componenti da parte dei clienti, oggetti per smontare ammortizzatori, eccetera eccetera, quindi tantissimi componenti meccanici. Comunque, per cui una volta che avete fatto queste rilevazioni, da qui parte l'input alla fase produttiva che andiamo a vedere. Esatto. Adesso esce un disegno tecnico che va in produzione. Quanto tempo ci vuole più o meno per valutare un pezzo, un singolo componente? Siamo sui 2 giorni. Sì, qualche giorno di lavoro. Okay. Tempo tecnico, rilevazione macchina di misura, esportazione, importazione sul CAD, disegno tecnico, analisi se eventualmente serve l'analisi, e CAM, quindi percorso di fresa e realizzazione del componente. Abbiamo anche la stampante tridimensionale per realizzare dei prototipi e quindi valutare la possibilità di geometrie diverse, forme e analizzare richieste del cliente. Allora, ecco, ci addentriamo nell'officina, parte sicuramente più rumorosa, ma parte fondamentale, caro Lino. Qua siamo sulla produzione. Da dove partiamo? Quanti macchinari? Qua siamo nel reparto tornitura. Qua abbiamo 5 macchine a controllo numerico che partono da 2 assi a allora, 5 assi. Aspetta, partono due, prima di partire, facci vedere da dove si parte a tornire, perché alla fine è da dei dischetti di alluminio. Materiale di alluminio. Questo è il pezzo grezzo e questo è il pezzo finito. In tre minuti viene fatto. Super leggero, fantastico. Questi sono i famosi distanziali Xilema. Sì. Assolutamente numero uno. Per cui una macchina, due. Sono tutte macchine che partono da 2 assi fino a 5 assi. Ok, ti seguiamo così ci fai vedere i vari. Lavorano questi non solo sui distanziali ovviamente, ma tutta la produzione. Su tutta la produzione, indipendentemente dai distanziali, in questo caso la macchina. La stiamo facendo altre cose. Come campo di misura massimo arriviamo a una frangia da 500 per 2 metri, pezzo molto grande. Quella è la macchina più grossa che abbiamo. Infatti si vedono dei dischi. Esatto. Dimensioni superiori a quelle che
ci hai fatto vedere prima. Esatto, poi abbiamo anche un'altra macchina che lavora la barra da 3 metri in completa autonomia. Perfetto, stanno caricando meno dei pezzi. E questo è il reparto di tornitura, poi proseguiamo per il reparto di fresatura. Qua siamo nel reparto di fresatura, partiamo da 4 macchine di centri di lavoro verticale, tutti a CNC, che partono da una dimensione più grande di 1500x700 fino a finire a 1000x500. Questi sono i pezzi che escono, sì, da questa linea di produzione? Sì, questo è il pezzo grezzo e questo è il pezzo finito. Per cui lo studio viene fatto là, dove, sì, abbiamo visto Alberto disegno, lavorare, progetto. Per cui l'analisi del pezzo con... Sono praticamente sculture, da un pezzo completamente grezzo, un pezzo finito in un'unica fase. L'unica fase, dopo 5 minuti esce un pezzo di questo tipo. Non è ancora finito, c'è da ultimarlo con una seconda fase, però l'idea. Esatto. Non sono pezzi così piccoli, ma anche più grandi, vediamo, per cui anche questi sono appena usciti dalla linea di produzione. Esatto. Ecco, adesso vediamo una fase, questa è nella seconda fase, vi faccio vedere una parte simulata, comunque è la fresatura di un pezzo con vari cambi utensili e via. Qua praticamente vedremo un po' un volano, questo è un volano che... è stato scansionato, okay, è stato fatto il disegno, è stata fatta già la tornitura e adesso è qua nella che fase. Aspetta di essere fresato per fare tutti i fori. E viene ultimato con la foratura, praticamente qua da un pezzo grezzo, prima seconda fase di tornitura e fresatura. Ok, però questo pezzo era quello che era, diciamo, sul, esatto, quel che tavolo era... che abbiamo visto nell'ufficio di Alberto. Esattamente. Questo è un campione di una macchina storica che bisogna replicarlo, che nel mercato non si trova più. Ah, vedi? Esattamente. Per cui questa è un'altra cosa importante. Stiamo replicando... Ferrari 512 BB. Wow! Si vede. Non so... Penso che avete presente. Poco, viene via a poco, tra l'altro. Esatto. Esatto. Per cui un ricambio praticamente introvabile, qua viene ricostruito da zero. Esatto. E poi viene dentato come ultima fase. E soprattutto con la qualità dei materiali di adesso. Sì, cioè, sì, è fatto per durare per sempre. Esatto. Più facile, esatto, si rompa il Ferrari. Qua vediamo un esempio di lavorazione. Pezzo grezzo. Pezzo tornito nelle due fasi, pezzo finito di tornitura e fresatura. Questo è un occhiello ammortizzatore di un ammortizzatore, un occhiello porta steo. Quanto tempo ci vuole da qui a qui? Da qua a qua ci vuole 20 minuti. 20 minuti per averlo così? Da ogni ciclo, da... minuto di taglio, 5 minuti di tornitura, 10 minuti di fresatura. Quanti arrivate a farne in un giorno, Lino, più o meno? Ma questa è una produzione di circa 300 pezzi, ma noi lavoriamo dai 5-10 pezzi fino ai 150-200. Okay. Non facciamo lotti di alta produzione, è una produzione medio-piccola. Cos'è questa macchina enorme qui alle nostre spalle, Lino? Questa è la macchina più produttiva, è una macchina a cambio pallet, il pallet sta lavorando e c'è una stazione di carico-scarico materiali. Qua sono dove si prepara, si montano i pezzi per la macchina, sta eseguendo il lavoro, quando lei ha finito il suo lavoro dopo 20 minuti, 30, 40, quello che è, automaticamente va dentro e l'operatore ha tutto il tempo di cambiare e preparare, mentre la macchina sta comunque lavorando. Queste sono macchine di media-alta produzione. Questi sono pezzi lavorati, anche qua questo è un materiale un po' particolare, questo è un acciaio inox dove è stato ricavato le due fasi di tornitura e una fase di fresatura. Noi eseguiamo pezzi anche sul disegno del cliente, seguendo tutte le loro esigenze specifiche, lavorando qualsiasi tipo di materiale, dall'alluminio fino all'acciaio inox e acciaio ad alto contenuto di carbonio. Cosa mi sembra di riconoscere qualcosa, a parte che c'è un Peugeotino che c'ho già il cuore, che d'altronde in questa terra qui c'è calore, c'è passione. Andiamo nel nuovo reparto di montaggio, realizzazione
dei simulatori, come Franco tu sei già avuto modo di... Questo lo vediamo in montaggio. Simulatore, ricordaci le caratteristiche di questo simulatore unico, no? A tutti gli effetti, perché non è solo un simulatore, per cui non ci sarà solo il reparto computer, volante, sedile, chiaramente da gara, ma ci sono anche dei motori. Per questo cui è un simulatore, come tutti conoscono quasi, è un simulatore a quattro DOF, lo chiamano, a quattro gradi di libertà. Vi faccio vedere i movimenti manuali. Il primo è il movimento che simula la frenata e l'accelerazione, e il secondo è la sbandata, che è un movimento molto importante per il pilota, perché come tutti sanno i pilota dicono che la macchina la sentono col culo, come col dice culo. Arturo, no? Poi c'è gli altri due movimenti, che sono i sedili, che in questo momento non lo vediamo, e questo è il punto centrale dove si snoda tutto il movimento del sedile. Praticamente qua effetto salti, effetto macchina che si inchina, cordoli, tutte cioè, quelle qua cose. Senti veramente tutto, senti il comportamento qua, sì, reale della vettura. Qua è il contatto della strada praticamente. Ok, a questo punto diciamo che è un simulatore non più solo con, diciamo, effetti ludici, no? Scopo no, ricreativo, ma anche come allenamento, perché uno dei problemi grossissimi dei, sì, dei piloti, anche chi lo fa come passione, come divertimento, è andare a provare, sì, no Lino? Noi crediamo che anche lo sport automobilistico sia uno sport che ha bisogno di un certo allenamento, una certa costanza di guida e una certa regolarità nella guida. Andare in pista in un circuito ogni due mesi, ogni due settimane, ogni tre settimane sono tempi molto lunghi. Se uno si tiene allenato giornalmente, ogni due giorni, comunque crea un'amalgama macchina, uomo pilota, che è importante poi nel momento che vada, certo, vada poi veramente in pista. Ma difatti io col cibo mi alleno anche 3, 4, 5, 6 volte al giorno, certo, difatti funziona bene col cibo, è con lo sport. Un altro tipo di allenamento che... Senti, quanto ci mettete dal diciamo l'ossatura? Adesso siamo in produzione praticamente dall'ossatura, da partire da zero a fare due simulatori ci impieghiamo 50 giorni. 50 giorni, ok? Anche perché una delle altre novità che vedremo presto in un'altra area del vostro stabilimento è proprio dedicata a questi simulatori, per sì, cui dopo ci fai vedere che cosa succederà, sì, tra pochissimo. Però mi sa che la stampante 3D è pronta, c'è, andiamo a vederla. Andiamo a darla. Molto spesso si progetta un pezzo, però andare in produzione subito è un po' complicato, perché fare un programma, realizzarlo. Noi ci siamo attrezzati di questa stampante 3D, che è una stampante per la prototipazione. Cosa vuol dire? Che dal disegno si può passare subito in un'esecuzione tramite termoformatura, colliatura della plastica, diffusione della plastica, realizzare un pezzo secondo il disegno che abbiamo pensato e progettato. Mentre in produzione ci vorrebbe una fase di tornitura, una fase di fresatura, una fase di completamento, altre cose, qua da disegno si ha subito il campione in mano dopo un giorno praticamente. Visivamente si può già fare dei controlli, e prima della produzione c'è un pezzo campione per poi procedere alla produzione o meno. Per cui molto meglio avere, diciamo, della plastica, no? Da poter analizzare, plastica, anche molto più versatile, più veloce, come dicevo. Noi da questo abbiamo ricavato poi pezzi che sono effettivamente importanti per il simulatore, come attacchi o altre cose, che comunque sono pezzi meccanici a tutti gli effetti realizzati, dove non c'è bisogno di test di resistenza come l'acciaio o altre cose, però vengono realizzati subito dal progetto all'esecuzione di un pezzo finito. Questo praticamente in una giornata riuscite a averlo, per cui immediato. Gli studi partono in maniera immediata. Ivan, cos'hai in mano? Qua in mano ho un pezzo del simulatore, praticamente qua sopra ci andranno i comandi dell'emergenza, se per caso qualcosa non va, eccetera. Si può premere subito l'emergenza che sarà situata qua sopra. Lui, a tutti gli effetti, questo è un pezzo che andrà. Questo è un pezzo andrà fatto e finito, uh-huh, esattamente. E come vedi, è un complessivo che è stato fatto in stampante 3D,
farlo in fresa scavando tutto questo materiale sarebbe costato una follia. Incredibile. E questa stampantina, nel senso, la stampantina, perché è magica. Quanto tempo ci ha messo a fare quel pezzo lì? Questo pezzo qua ci ha messo parecchio, penso due giorni. Due giorni. Però te lanci venerdì sera, lunedì mattina ti trovi. Te lo trovi, arrivi in ufficio e hai lavorato. Speriamo. Fare questo componente in fresa, altro che due giorni. Qua ci vuole. E altro che. Euro di materiale. Esatto. Qua stiamo parlando di spese nettamente superiori farlo in fresa. Chiaro che la stampante 3D ha una piccola produzione di serie, però certamente. E comunque anche con una stampantina così, cioè, si ottengono dei pezzi di qualità, diciamo. Qui notiamo anche che abbiamo già un componente funzionale, cioè qua ci andranno delle viti, qua ci andranno dei cavi, qui sarà attaccato ad un tubo, abbiamo anche gli inserti inseriti all'interno, quindi filettati, si può avvitare le viti, diventa veramente un pezzo funzionale. Abbiamo parlato in questi mesi anche a Paddock di Formula 1, sì. E sappiamo che qualche squadra, grazie, sì, all'utilizzo di questo tipo di strumenti, la nuova tecnologia, è riuscita a ridurre in maniera impressionante i tempi di intervento sulla monoposto, per cui delle parti vengono addirittura quasi sviluppate, non dico in circuito, ma nei giorni immediatamente precedenti. Sì, certamente stiamo parlando proprio di 1 a 100, cioè a livello di costi, farlo in fresa, un pezzo del genere, farlo in stampante 3D, cioè proprio c'è moltissima differenza. Lì possiamo ad esempio notare staffette, piuttosto che diversi circuiti di Nürburgring. Anche roba artistica, anche non per forza pezzi meccanici. Sì, quella parte del circuito, certo, dobbiamo finirlo, però insomma abbiamo iniziato proprio in questi giorni a realizzarlo. Lì abbiamo delle leve, il design di diverse leve, il cliente voleva ad esempio questo tipo di leva e siamo partiti da un nostro progetto, l'abbiamo sviluppato questo, però non sviluppava le caratteristiche tecniche. Abbiamo bozzato un'altra idea. Scusa, di che genere? Questa è una leva? Leva e frenama. Per simulatore. Per simulatore in questo caso. Iva ha avuto un'idea di abbozzarla in questo modo, abbiamo realizzata così. Poi Lino ha avuto un'altra idea, abbiamo bozzato quest'altra idea. Adesso ce ne sarà un'altra ancora che verrà sviluppata in futuro, in questi giorni, ma da qui si evince che da una notte di lavoro, perché la si lancia alle 6 di mattina e alle 6 di sera, alle 8 di mattina è pronta, alle 6 hai l'idea, finisci il lavoro, bene, alla mattina incominci il lavoro, hai già il progetto fatto, non c'è nessuno che ci ha lavorato col CAM, non c'è nessuno che ha tagliato il materiale, non c'è nessun ciclo di lavoro, non c'è nessuno che deve badare la macchina. Ma l'idea, lui ha detto, Ivan ha l'idea, poi Lino ha avuto un'altra idea, ma l'idea finale alla fine di chi è? Del boss, chiaramente. esperienza. Sì, ma è giusto così. Molto molto bello, andiamo oltre? Sì. Ci troviamo anche nel. Io ho detto andiamo, invece no. Sì, ecco, il pezzo più importante, questo è il cuore del simulatore. Ah, ecco. Tutti i movimenti che vengono riprodotti nel simulatore passano per questo. Questa è la parte, il cuore del simulatore, tutta la parte elettronica, che è una cassetta che viene inserita proprio all'interno. E tutta l'alimentazione e tutta la parte elettrica è a bassa tensione a 24 volt, importante anche per norme di sicurezza che sia tutto in bassa tensione, però questo è il cuore del simulatore, questi sono trasformatori e questi sono i processori che elaborano i movimenti, la taratura, dalla pista alla trasformazione del movimento del simulatore. La sensazione. Importante vederlo. Stavamo comparendo anche i disegni, i progetti, ma prontamente abbiamo blindato Alberto. Ho detto no, questi no. Questo è il cuore proprio del simulatore. Senza di questo non andrebbe nulla. Ok, esatto. Qua è praticamente la prima fase dove arrivano tutti i materiali, vengono tagliati per poi essere inviati alla produzione. Qua andiamo poi in carrozzeria anche. In un ultimo reparto nato 3-4 anni fa con la produzione di articoli in carbonio e vetroresina. Qui principalmente racing? Solo esclusivamente racing. Mamma, com'è leggero questo!
Questo è un alettone di BMW, l'ultima, una delle ultime creature. Abbiamo... Che materiale è quello? Questo è vetroresina. Vetroresina. Ok, questo invece è carbonio? Massima leggerezza si ha comunque nella parte di carbonio. Mm-hmm. Questo è un pezzo che peserà forse 1,5 kg. Bestiale, questo è un cassonetto. Voi qua fate tu, sì, vediamo il carbonio, vediamo. Allora, il carbonio noi abbiamo ma la maggior parte carbonio e vetroresina, o Kevlar e vetroresina, e la parte carrozzeria. Okay. Paraurti, minigonne, paraurti anteriori, parafanghi, quelle cose lì. La parte più importante poi esclusivamente solo carbonio, nella parte aspirazione motore. Questi sono cassonetti di aspirazione del BMW. Quelli? Questo sì. Invece? Questo è un BMW 6 cilindri. Bellino, anche questo è leggerissimo. Sì. Incredibile. E partite chiaramente dalla materia. Eccolo qua, il tessuto. Si parte da un tessuto. Si parte comunque sempre prima da uno stampo. La materia prima, i vari leganti di resine e altre cose, vengono fatti i due particolari praticamente. Ecco lo stampo, questo è lo stampo di quel cassonetto lì, vi facciamo vedere come viene assemblato praticamente. Questo praticamente viene stratificato la prima metà, fatto il secondo componente sull'altro stampo, viene realizzato i due semigusci e poi quello stampo viene unito praticamente dall'interno, in questo caso tutto dall'interno, viene creato il pezzo. Poi c'è anche l'ultima parte. Sono stampi un po' complessi perché questo praticamente lo stampo in tre pezzi perché ci sono dei sottosquadra che per l'estrazione del pezzo. Dici sottosquadra, spiegami perché. Praticamente sarebbe questa parte qua che per l'estrazione dello stampo bisogna farlo in tre parti. Okay. Si farebbe in due particolari, non si riuscirebbe a togliere. Ah, ok. A togliere il pezzo. Praticamente tutto il materiale viene prima generato uno stampo che deve essere molto curato nella finitura, perché quello che è tutta la parte di finitura poi il risultato si ottiene se abbiamo uno stampo di alta qualità. Viene la materia principale, questo è il carbonio in lega pura praticamente, in tessuto, con l'aggiunta dei laser, questo è il materiale in natura tra i più resistenti. Okay. Beh, no, stratifichiamo tutto a mano perché facciamo sempre produzione di piccole serie. Allora, io ho bisogno di una giacca e un pantalone, perché pensavo di fare la giacca così, cosa dici? Ma va bene, penso sì. Tu invece di volevi questo qui in tubo? No? Sì, facciamo così. Come vuoi. Questa è la materia di partenza, la materia dei vari compositi. Partiamo dalla più spartana, la vetroresina. Che si presenta veramente come un tessuto sottilissimo. Vetroresina in tessuto questa. Poi partiamo dal Kevlar. Che è il pezzo questo qui che stavo tenendo. Sì. Esatto, sì. Kevlar per resistenze di elasticità. Mentre il carbonio ha resistenze di elasticità e di meccanica molto alte, Kevlar è più di... Un altro materiale innovativo che è uscito da poco è il materiale in Kevlar carbonio. Cioè, unisce le due qualità, le due materiali. I due materiali, resistenza nell'elasticità e durezza nel carbonio, di resistenza poi una volta. Domanda, questi materiali vengono tutti trattati come il carbonio o hanno delle differenze? Vengono di... tutti stratificati con delle resine che sono dei leganti, vari strati di vetroresina legati al carbonio, col carbonio Kevlar oppure altre cose, formano la parte importante e la resistenza del pezzo. Questo? Esatto. Okay. Questo è un paracoppa di un aritmo 130. Grande qua pezzo. C'era bisogno di resistenza e di elasticità perché questo è il paraserbatoio, un pezzo molto importante che deve proteggere il serbatoio nei... Sulla vettura di serie di che materiale era? No, c'era il serbatoio pure. Non c'era niente. Per cui... Questo è un proteggi serbatoio per le competizioni quando corrono sull'asfalto, sulla terra, su quei percorsi molto accidentati. Bellissimo, e andiamo oltre, perché poi dal materiale si sarebbe visto già questo fatto, però andiamo a vedere ad esempio i paraurti, come
Come dire, questo è uno stampo, guarda, ecco. Esatto. Lino, questo è lo stampo. Lo stampo, la parte che non c'entra niente è la parte più brutta. Sì. La parte che noi interessa è questa. La parte bella è quello che si vedrà poi in esecuzione finita. Ok, che paraurtiene la fattispecie questo? Questo qua è un Peugeot 208 R5, macchina da rally. Questo è vetroresina? Questo è vetroresina e Kevlar. Okay. Noi non facciamo mai solo vetroresina perché praticamente la vetroresina sarebbe molto leggera, il Kevlar tiene molto le sollecitazioni e tutto quello che è la resistenza, perché questi sono pezzi leggerissimi perché la competizione... Mm-hmm. Io faccio finta di aiutarvi, sì. In realtà rovino tutto, ecco. Però il concetto è questo, no? No, fermo. Ah, perché c'è... Ah, ok, no, abbiamo tanto per far capire agli amici come... Questo praticamente è lo stampo e questo è il pezzo che è uscito da questo stampo. Praticamente viene unito, questo è un paraurti fatto in due pezzi, c'è la parte di protezione e la parte sottomacchina che poi vengono incollati tra di loro e formano i paraurti. Okay. Dal rotolo di tessuto... Dal rotolo e dalla resina esce questo. In quanto tempo? Questo qua ci vogliono dai 4 ai 5 giorni, perché ci sono stratificazioni, è importante la cura dello stampo. Lo stampo prima di andare a resinare, a stratificare, ci vuole un trattamento di 5 passate per gli distaccante, perciò ogni stampata c'è un ripristino e una cura molto nello stampo. Però ok, 4-5 giorni, ma sai quello che va a correre la domenica la tira e deve correre il sabato, ecco. Dopo e l'axilema glielo dà, dice ho bisogno del paraurti, ce l'abbiamo. Praticamente questi sono pezzi altamente di usura, la carrozzeria, la macchina da rally, terra e altre cose, questi si riescono a fare un rally e tanto. Quelli lì sono delle minigonne, minigonne sempre del BMW, della BMW M3 e 30 abbiamo fatto tutto. Anche qua noi realizziamo tutto in vetroresina e Kevlar. Anche queste sono parti che... Parti importanti, parti molto sollecitate, molto sollecitate, molto sollecitate. Noi molto spesso lunedì e martedì dopo la gara abbiamo le chiamate, abbiamo bisogno di un paraurti, abbiamo bisogno di un parafango, abbiamo bisogno di... Questo è un altro componente importante. Questo è uno specchietto, questo è un pezzo molto bello da vedere, molto particolare. Questo abbiamo realizzato anche qua lo stampo, questo è un pezzo totalmente in carbonio, pezzo leggerissimo, pezzo che peserà 200 grammi. All'interno c'è un componente che è il portaspecchio regolabile con una staffa orbitale che abbiamo realizzato sulla stampante 3D. Mm-hmm. Che questa pensata, realizzata, però è un componente che ci serviva per lo specchietto. Questo perché vettura è? Questo è un Peugeot 306. Domanda, è un pezzo che si può installare anche sulla vettura di serie o no, solo racing? Praticamente questo è solo esclusivamente racing. Questo è un pezzo che... Ogni macchina ha il suo attacco, ogni macchina ha la sua inclinazione, ogni macchina ha la sua figura. Mm-hmm. Praticamente qua non c'è mai un pezzo universale. Sono tutti pezzi su misura per la macchina. Ma se un cliente che ha voglia di prepararsi la sua vettura, e stiamo vedendo spesso in studio, io definisco pazzi nel senso simpatico del termine, gente che ha una passione incredibile, e volesse farsi realizzare uno specchietto, una parte su misura, riuscite a fargliela? Sì, riusciamo a farla. C'è praticamente uno studio, c'è prima di tutto un costo stampo che è molto importante. Mm-hmm. Perché in questi casi il pezzo costa relativamente, ma lo stampo costa 5 volte il pezzo. E una volta che si ha lo stampo si possono fare tutti i pezzi che si vogliono. Però la prima volta il stampo c'è bisogno di realizzarlo, fare una prima stampata se è ok, poi si modifica lo stampo. Nella cura del stampo ci vogliono diversi giorni. Mm-hmm. E il stampo è tutto per la realizzazione del pezzo. Un altro dei cuori, no? Di un'azienda come Xilema è il magazzino, cioè il fatto di avere una disponibilità di pezzi pronti alla consegna, no? Esattamente. Qua vedete scaffali alti 3 metri pieni di distanziali,
distanziali che vanno comunemente via, distanziali normali. Tutti fatti qua, cioè questi nascono tutti qua, da quei dischi che abbiamo visto, le linee di produzione. Non so, qua vediamo distanziali smart, ne abbiamo sempre una trentina in stock. Poi dipende dalle macchine che vanno un po' più via, comunque qua voglio dire è difficile che non si trova qualcosa che non abbiamo in magazzino e quindi vuol dire che in giornata spediamo tutto. C'è un marchio più di altri che, sul quale il distanziale funziona? Cioè c'è un cliente, marca? Ma praticamente noi abbiamo due tipi di... noi vendiamo in tutta Italia. Praticamente vediamo che nel sud vanno ancora tipo macchine... 10 anni fa andavano solo Fiat, Peugeot e Renault. Okay. Adesso al sud vanno ancora quelle macchine, al nord Italia va tutto BMW, Mercedes. Audi vedo tanto. Audi BMW, Mercedes. Mentre dal sud Italia va ancora la macchina piccola, il Peugeot, il Renault, il Fiat. Certo, posso farvi una domanda scomoda, ma solo voi potete aiutarci a far chiarezza e a capire. Quali sono i rischi di non montare un... allora, un distanziale fatto con questi criteri, fatti al top, no? Sia di materiali che di studio, perché alla fine purtroppo sappiamo che il web ha creato dei casini, nel senso, sì, la gente dice ma sei scemo, io l'ho pagato 3,50 euro, me li hanno dati uguali, guarda, sono uguali ai tuoi. Quali sono i rischi? Allora, questo prodotto viene realizzato sempre da barra piena, praticamente c'è uno scarto di materiale notevole. Ci sono nel mercato vari cinesi o altre aziende che ricavano di fusione. Il pezzo fuso è completamente diverso, può avere delle impurità all'interno. Questo è un pezzo sempre omogeneo, perfetto come qualità. Il fuso può presentare anche delle rotture, altre cose, per delle impurità che sono dovuti alla fusione. Esatto. Questo è un prodotto... la gente sottovaluta, perché il distanziale è importante, sì, che sia realizzato, perché la ruota è importante, ma ancora più importante è la bullonaria per il distanziale, che deve essere fatto in un certo criterio e lì non si può rischiare, perché la rottura del bullone vuol dire perdere la ruota. In questo caso sono qua. Ecco. La bullonaria viene fatta tutti da fornitori certificati nostri con resistenze che noi chiediamo. E tutti i filetti della bulloneria vengono ricavati di rullatura. Non va bene un bullone se ricavato di esportazione filetto. Praticamente sarà un bullone che nel tempo si rompe. Praticamente l'importanza di distanziare sia importante, ma la sicurezza viene dal bullone. Bene, giustissimo. Giustissimo. Poi, proseguendo, poi abbiamo noi tutta una serie di altri distanziali, perché i distanziali vengono fatti in 5-6 modelli, c'è distanziale fino a 20-25 mm, poi diventano distanziali doppia bullonaria con le colonnine inserite, diventano distanziali con inseriti gli inserti in acciaio, poi arriviamo a fare distanziali anche con spessori importanti fino a 50 mm. Qui andiamo sui distanziali fuoristrada, che anche qua è un argomento molto delicato, perché qua siamo su cose molto importanti, perché qua non si può rischiare, le macchine sono molto pesanti. E hanno fuoristrada, anche sollecitazioni diverse. Sollecitazioni diverse, macchina pesante e molto spesso alti salti, quelle cose. Per cui questa è una produzione specifica per... distanziale fuoristrada va fatto in una certa maniera e con certe caratteristiche, altrimenti lì c'è veramente il rischio di perdere la ruota. Ma per fare un distanziale c'è anche una differenza in termini di tempi produttivi? No, bisogna essere accorto con delle precisioni, delle tolleranze molto più ristrette nel fuoristrada per avere... perché la macchina è molto più pesante solitamente, è molto più sollecitata la ruota e andiamo sempre con spessori più grossi della macchina stradale. Su fuoristrada iniziamo da uno spessore minimo di 30 mm in su. Ok, per cui questo è un prodotto anche per le competizioni, voglio dire, può essere utilizzato anche... può essere usato anche per le competizioni, per... Ok, là dietro vedo un altro prodotto importantissimo. Noi il volano da competizione. Noi negli ultimi anni abbiamo sviluppato diversi gruppi frizioni da competizione nel mondo drifting, mondo pista.
noi interveniamo quando la frizione originale non riesce più a tenere. Mm-hmm. Tutti i preparatori iniziano con una macchina a 300 cavalli e arrivano a 500-550. La prima cosa di un'elaborazione va in crisi la frizione. Allora, fino a 350 cavalli abbiamo un gruppo meccanismo nostro monodisco che col monodisco riusciamo a tenere. Oltre a quelle potenze andiamo con un bidisco, praticamente una frizione con un gruppo di due dischi. Oltre ai 650-700 cavalli andiamo con un altro disco. Abbiamo frizioni montate su macchine da 1000-1200 cavalli che fanno accelerazione. Questo è un volano per un Wrangler. Volano originale, invece che in ghisa, costruito interamente in acciaio, alleggerito. Nel mondo competizione è importante avere materiale molto più leggero. Elaborare la macchina da corsa significa togliere peso. Aumentare di cavalli e togliere peso. Questo è solo più leggero, ma c'è anche una differenza in materiale, però, no? Tra ghisa e acciaio, no? Esatto. Il primo impianto su un volano lavora in ghisa, noi lavoriamo con acciaio, così possiamo andare a un materiale più resistente con spessori più sottili e risparmiamo molto peso. Minimo, quando i nostri gruppi rispetto all'originale di solito pesano circa la metà. Importante nella massa volanica che il peso sia tolto all'esterno, nell'originale sta parte qua era intera. Noi abbiamo la massa volanica, il peso è importante toglierlo nell'esterno dove è più importante la massa volanica. E qua siamo arrivati a avere quasi 320 disegni di volani e gruppi di frizione. Ne abbiamo costruite per quasi tutte le macchine. Per cui, e anche teoricamente li avete pronti? No? Pronti, per le macchine più, produciamo 20-25 pezzi alla volta ormai. Meccanismo da parte alleggerita, questo è un esempio di massimo alleggerimento. Un altro esempio possiamo averlo su questa, quando montiamo una frizione prototipo da 140, questo è il minimo che possiamo fare in acciaio, però la massa volanica del peso concentrato verso il più centro possibile togliamo all'esterno, perché un chilo qua o un chilo qua è un'enorme differenza, né un organo di rotazione. Alleggerendo il volano si ottiene la macchina molto più pronta al pedale, sale di giri molto più velocemente. Perché fa meno fatica a innescare, no? Esatto. A rompere il trascinare. Perché certo. Volano è indispensabile per far girare il motore, però se è troppo pesante è un peso che deve portarsi dietro a ogni scoppio. Uno, due, tre cataloghi. Tre cataloghi. Che allora, contengono tutta la produzione e tutti i prodotti commercializzati. Una parte della produzione, perché praticamente siamo talmente in evoluzione che non possiamo avere tutto sulla carta. Mm-hmm. Praticamente noi abbiamo un catalogo specifico per il mondo distanziale. Questo catalogo di 300 pagine, solo esclusivamente bulloni distanziali. Questo è il catalogo dei preparatori, tutta la parte tecnica, praticamente l'elaboratore. Parte carbonio, raccordi, cerchia, competizione. Questo è il catalogo del preparatore, proprio dell'officina meccanica di un certo tipo. E questo è il catalogo di Schifler, un catalogo che è stato sviluppato 5-6 anni fa. C'è un aggiornamento di listino, qua abbiamo 1500 articoli di dischi freno per tutto il parco circolante, dove possiamo fornire un disco freno liscio e un disco freno baffato per uso stradale. Questo altre 300 pagine con 1500 articoli di dischi freno. Mamma mia, e non c'è tutto. E non c'è, non c'è tutto perché continuamente in evoluzione. Allora, come si fa ad avere i cataloghi e come accedere alla produzione? Ci dovete contattare, ci mandateci un'email, ci chiamate, ci trovate nel sito www.xilema-italia.com oppure telefonate e chiedete, siamo un'azienda piccola, veloce, snella. Bellissimo. E in qualsiasi momento potete parlare con noi e non esitate a chiamarci per qualsiasi cosa. Molto bene, Lino, Ivan, sta per nascere un centro importante, sempre in questo complesso, esattamente, dedicato alla... una sala di simulazione dove saranno presenti 4 simulatori in cui si potrà, non solo come hai visto ad esempio in passato, fare il giro di pista da solo, potremmo anche connettere i 4 simulatori in rete e fare una gara esclusiva lì. Quindi
competizione proprio fianco a fianco. Non solo guida, ma proprio una gara che si sporterà. Un vero e proprio gran premio. Anche se poi c'è la neve. Ci si può divertire, esatto. Senza trascurare il discorso che dicevamo prima dell'allenamento, perché sì, il concetto del simulatore nasce anche per, non solo per intrattenere, ma anche per formare e per allenare. Formare e allenare. Oggi formare è difficile e comunque anche la guida c'è bisogno di ore e ore di esperienza di guida per diventare un buon pilota. Benissimo, Lino e Ivan Costa, una famiglia dedicata a un mondo fantastico, la passione per i motori, per le auto, insomma tutto quello che fa divertire anche noi, per cui se avete qualsiasi informazione o qualsiasi necessità loro potranno aiutarvi. xilema-italia.com. Grazie mille Lino, grazie Ivan, ciao. I'm on.